torre. Sul territorio regionale saranno due le REMS operative, l'altra partirà entro gennaio nel comune di Calvi di Caserta. Invece a San Nicola i trasferimenti dei pazienti saranno completati nel mese in corso e per completare il quadro è stato attivato nell'istituto penitenziario di Sant'Angelo dei Lombardi un'articolazione di tutela salute mentale con 10 posti letto. Alla cerimonia inaugurale ha preso parte la Presidente del Consiglio regionale Rosetta D'Amelio e il Consigliere per la Sanità della Presidenza della Regione Enrico Coscioni, il quale ha sottolineato il radicale cambiamento in materia con l'entrata in vigore della legge 81 del 2014. Passiamo da questa idea di soltanto di principio di sicurezza a quello che dicevo prima, un principio di cura e di riabilitazione e di riequilibrio nel sociale. Fa piacere essere venuto in questo territorio che peraltro è un territorio dal punto di vista naturalistico veramente meraviglioso e che anche questo serve, l'ha detto benissimo prima la Presidente del Consiglio regionale, la dottoressa D'Amelio, di evitare la desertificazione, perché se creiamo comunque posti di lavoro, perché comunque questi, non dimentichiamoci che la sanità è comunque altissimo impatto sociale, anche per il numero di utenti che prevede come prestatori d'opera, cioè muove tanti soldi ma li muove anche con un grande numero di persone che ci lavorano dentro. Presidente, secondo lei qual è il giusto messaggio da dare ai i cittadini di San Nicola Baronia, che comunque è un piccolo centro dell'Alta Erpinia? Sì, ma un'altra struttura psichiatrica tra le più avanzate che fatta molti anni fa, si fece anche in provincia di Avellino, ad Amorra de Santis. E lì ci fu un interfacciare tra pazienti con problemi psichiatrici e la popolazione straordinariamente coinvolgente. Io credo che noi il messaggio che dobbiamo dare è che per una comunità piccola intanto anche, insomma, oltre ad essere un servizio sociosanitario importante, ad essere una prima esperienza nazionale, è anche un luogo che dà occupazione a chi lavora per il recupero delle persone con sofferenza psichica, quindi anche possibilità occupazionali di diverso tipo, da chi cucina allo psichiatra, al riabilitatore, a chi fa musica, a chi fa palestra, quindi una trasversalità di occupazione che per una piccola comunità è anche un segno importante. Negli ultimi anni soprattutto il sindaco Franco Colella ha dovuto diffondere la corretta informazione per rassicurare il piccolo comune di San Nicola. Qualche perplessità nell'opinione pubblica c'è stata, ma al contempo il paese della Baronia attende il potenziamento dell'RSA. Avevamo chiesto la destinazione di questa REMS al di fuori della struttura per una questione anche di, prima di sicurezza e di tranquillità, visto che c'erano chi fomentava pericoli, problematiche, per cui avevamo fatto questo ragionamento, destiniamo la struttura REMS nell'area individuata nel PUC, per cui andavamo ad accontentare le esigenze dell'ASL e nel contempo noi chiedevamo un'ulteriore struttura in modo tale da poter creare più occupazione, quindi questa cosa ci è stata spiegata in vari modi, che effettivamente un tipo di struttura del genere deve essere allocata all'interno del paese, proprio per poter curare meglio questi pazienti. E noi oggi ancora tuttora auspichiamo che poi la Regione possa accontentarci in quello che è stata una nostra legittima richiesta.